Ciao ragazzi, oggi in questo video vi voglio parlare della storia della mitica Gibson Les Paul e l'ispirazione ovviamente mi è venuta data la bellissima location nella quale siamo ospitati. Siamo nello showroom della Tatanka Guitar Collection e che ringraziamo ovviamente per questo bellissimo regalo che ci ha fatto. E visto che ho a disposizione una 1953 originale, una 60 e una 59 originali, ho detto vabbè, sarà il caso di parlare della Les Paul. Chiaramente è la prima signature della storia perché lui fu un grande innovatore, un grande chitarrista che in quegli anni, inizio anni 50, fine anni 40, era sulla cresta dell'onda, si dilettava nella costruzione di strumenti musicali, registratori, effetti per chitarra e quindi con Gibson nasce l'idea di costruire una chitarra. Qui ci sono due storie un pochino differenti, nel senso che Les Paul diceva di avere praticamente progettato lui la Les Paul che conosciamo, la Gibson Les Paul che conosciamo, mentre Gibson racconta un po' un'altra storia dicendo che Les Paul praticamente aveva messo mano solo sul ponte, sul trapezio e ci aveva poi messo il nome sulla chitarra. In realtà, come si dice, la verità sta nel mezzo, quindi c'è sicuramente stata una collaborazione più intensa e continuativa fra lui e la casa madre. La prima chitarra del 1952 è una Gold Top, la prima Les Paul, una Gold Top con la tavola carved, quindi ricurva, gold, quindi dorata. Doveva suscitare chiaramente un'idea di magnificenza, doveva contrapporsi al disegno spartano così di Leo Fender della Telecaster, della Nocaster del 1951. Diciamo che a differenza della Telecaster, che come è stata costruita poi ha cavalcato la storia, la Les Paul ha avuto un po' di cambiamenti. La prima aveva questo ponte a trapezio, le corde erano attaccate direttamente a questo ponte, diciamo così, non si poteva praticamente fare il palm muting, l'accordatura e l'intonazione lasciavano un pochino a desiderare, quindi sono stati poi messi a punto degli interventi per sopperire a questo tipo di mancanze. Quella che ho tra le mani è una 53, come vedete non c'è il trapezio, ma c'è già la barra. Le corde sono montate in questo modo qui. Wrap around, come si dice in americano, in inglese. In questo modo si riesce ad avere con la barra storta un controllo migliore sull'intonazione. I pickup sono dei P90, quindi dei single coil, come erano in quegli anni, ovviamente questa è tutta originale. I controlli sono quelli che conosciamo, quindi due volumi, due toni e lo switch per i pickup. Dal 53 fino al 57, diciamo così, la finitura rimane gold, sempre top in acero, corpo in mogano. Quella era, diciamo così, la soluzione adottata da Gibson.
Nel 1958 si decide una svolta, si toglie la verniciatura dorata per dar spazio al legno dell'acero del topo. Quindi a livello estetico questa è la grande, grande innovazione. A livello di suono, già dal 57 Seth Lover aveva progettato gli humbucker, quindi pick-up come li vedete qua, come li conosciamo tutti quanti, che si chiamano humbucker perché andavano a togliere l'hum, hum, quel suono, quella ronza che davano i single coil. Quindi Seth Lover ha, diciamo, costruito questi pick-up che sono stati poi messi nella Gold Top del 57. Quindi lì è stato veramente il grande passo avanti a livello timbrico della Les Paul. E poi nel 58, come vi dicevo, c'è stata la, diciamo così, tolta la verniciatura gold, si è andato a esaltare le venature del legno del top, quindi con un trattamento che veniva poi definito cherry, perché le chitarre avevano tutta questa finitura rossa sui bordi, come vedremo poi nella 60, erano tutte così, nel senso tutte con questo tipo di finitura. Poi col tempo, la luce, eccetera, eccetera, ognuno ha preso diverse sfumature che possono essere lemon, honey, eccetera. Sono state date tantissime definizioni proprio a seconda del tipo di sfumatura che è andato a prendere il colore sul top. Questa che ho tra le mani è una 59 originale, questa è il Sacro Graal della chitarra elettrica. Pensate che questa chitarra ha un valore che oscilla dai 250.000 euro in su, a seconda poi delle condizioni e poi da chi l'ha suonata, chiaramente. Quindi più blasone ha il proprietario e più la chitarra chiaramente ha valore. Però perché hanno questo valore? Perché dal 58 al 60 dovete pensare che sono state costruite meno di 2000 chitarre. C'è chi dice 1500, 1700, è difficile stabilirlo con esattezza. Quindi se ci pensate, pochissime chitarre. Probabilmente Gibson fa 2000 chitarre al giorno oggi, quindi molto molto poche. Anche perché dovete pensare che all'epoca costavano molti soldi e a un certo punto sono andate un pochino scemando con le vendite fino ad arrivare poi, come vi dirò, alla conclusione della produzione nel 1960. Ma parlando di questa chitarra qui, questa chitarra rispetto alla 58 ha un manico un pochino più sottile, perché i pick-up erano sempre più spinti, quindi il manico poteva essere un attimino assottigliato per evitare appunto che solo poche persone con le mani grosse riuscissero a suonarlo. Insomma, c'era questa cosa di questi manici grossi e si è cercato di assottigliarli per far sì che più persone potessero suonarli. Quindi venature del legno in grande evidenza, strumento meraviglioso che potete sentire appunto suonato da me in questo video. Anno di produzione dove i manici furono ancora di più assottigliati. Questa che ho tra le mani è in condizioni incredibili, come potete vedere sembra nuova.
anche questa cosa la si vede, come vi dicevo prima, da quanto è integro il cherry, cioè la verniciatura sopra, e quindi non avendo alterazioni di colore si può notare appunto quanto ben conservata sia questa chitarra. Come vi dicevo, nel 1960 Gibson, alla fine del 60, decise di interrompere la produzione delle Les Paul perché se ne vendevano poche, costavano tanto, chiaramente la costruzione prevedeva un grande sforzo sia per quanto riguarda il top, la scelta dei legni, la manodopera che ci stava dietro, il manico incollato, quindi una costruzione a livello di liuteria molto più complessa del manico avvitato stile Fender, quindi decise di interrompere la produzione e da lì nacque la Les Paul che poi è diventata la SG, no? Che tutti conosciamo come diavoletto. Questa chitarra è tornata in voga alla fine degli anni 60 quando Eric Clapton, Jimmy Page su tutti hanno iniziato a suonarle dal vivo, iniziato a suonarle con le loro band, con i loro progetti, e le persone, la gente impazzì e ci fu la grande corsa alle Burst dal 58 al 60, e chiaramente questi strumenti poi nel corso del tempo hanno iniziato a prendere un valore incredibile proprio perché quel triennio magico non poteva essere più replicato. Se non l'hai ancora fatto, ti invito ad iscriverti al canale e ad unirti alla nostra community su Patreon, dove avrai libero accesso alle tabs, alle backing tracks per esercitarti e a molto altro ancora. Ti lascio il link in descrizione. Qui di fianco invece ti lascio le nostre playlist per iniziare a fare veramente sul serio con la chitarra. Ciao!